Buonasera cari amici di Udinese TV, ben ritrovati per una nuova puntata di FVG Motori, la nostra rubrica che parla del motorsport in regione, dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Puntata davvero ricca, la stagione 2021 entra nel vivo, partiremo dall'automobilismo, finiremo con l'automobilismo, ma nel mezzo tante moto, tante due ruote. Partiamo dai rally perché Furemotor ha stretto un importante accordo e tornerà protagonista sulle strade italiane, sulle strade del campionato italiano rally assoluto. Sentiamo. Friulmotor comincia al meglio il suo 2021. La casa di Manzano infatti torna nel campionato italiano rally assoluto con un programma ufficiale. Con il sostegno di Hyundai Motorsport Customer Racing rappresenterà Hyundai Rally Team Italia e supporterà il detentore del titolo, vale a dire il lombardo Andrea Crugnola. Il pilota, assieme al suo navigatore Pietro Metto, correrà su una i20 R5 gestita appunto da Friulmotor per Hyundai Rally Team Italia. L'esemplare, già vincitore di due titoli nazionali sloveni, sarà gommato Pirelli. Il debutto è previsto per il Rally del Ciocco, prima tappa della serie, in programma dall'11 al 13 marzo, vale a dire nel weekend alle porte. L'impegno si svilupperà poi su tutti gli altri 7 round della rassegna, che si chiuderà il 7 novembre con il Liburna Terra. Siamo veramente soddisfatti, afferma la famiglia De Cecco. Lavoriamo con Hyundai dal 2017 e siamo contenti del rapporto di stima reciproca che si è venuto a creare. Ci fa piacere tornare a correre in pianta stabile nel nostro paese. Ci è stato affidato un compito importante per il quale daremo il nostro meglio. Per Friulmotor si tratta del coronamento assieme a Hyundai di tanti sforzi compiuti negli ultimi anni. L'impegno al Rally del Ciocco non si esaurirà con il lavoro assieme ad Andrea Crugnola. Il team di Manzano, infatti, sarà presente per fornire assistenza in gara a Thierry Neuville, pilota belga 5 volte vicecampione iridato, portacolori ufficiale Hyundai, che prenderà parte alla prima prova del campionato italiano di specialità su una i20 R5 della casa orientale. Per la casa di Manzano si tratta di un importante attestato di stima dato da Hyundai, con cui collabora dal 2017. Nel curriculum figurano due titoli nazionali sloveni con la i20 R5 affidata a Rock Turk nel 2019 e nel 2020, due secondi posti ottenuti con lo stesso esemplare da parte di Claudio De Cecco nel 2017 e nel 2018. Sulla medesima vettura, tra gli altri risultati, nel 2019 è arrivato il primo podio della classe R5 ottenuto al Rally di Sardegna nel campionato mondiale con Simone Tempestini, con cui nello stesso anno ha conseguito il titolo nazionale di Romania. Da ricordare anche nel 2018 la vittoria assoluta al Rally Due Valli, tappa del campionato italiano assoluto, e di classe R5 al Rally di Monza Show, entrambe con Luca Rossetti. Andiamo ad approfondire e capire com'è nata questa partnership assieme a Claudio De Cecco. Ben ritrovato Claudio De Cecco di Friulmotor, che quest'anno prenderà parte, come abbiamo detto, nel servizio principale al campionato italiano con la i20 R5 che sarà affidata ad Andrea Crugnola, campione in carico. Raccontaci com'è nata questa trattativa e come si è conclusa. Beh, intanto un saluto a tutti. Ma niente, un mesetto fa siamo stati chiamati da Hyundai Motorsport, che appunto ci proponeva questa possibilità, e da lì è partito tutto, e quindi quest'anno avremo un impegno molto importante da fare. Forse il più prestigioso di Friulmotor da quando è nata, ti chiedo. Ma sì, probabilmente sì, anche se ovviamente nell'arco della storia di Friulmotor abbiamo già vinto vari titoli nazionali: nel 2011 il campionato danese, nel 2013 il campionato slovacco, negli ultimi 2 anni il campionato sloveno rappresentando la filiale Hyundai della Slovenia. Ah, sicuramente, insomma, il campionato italiano assoluto è sempre stato considerato uno dei campionati più competitivi d'Europa, e quindi ci fa estremamente piacere, insomma. Si parte questo fine settimana con il rally del Ciocco. Che sensazioni ci sono anche a riguardo? Perché è un campionato italiano che riparte, la prima prova, una trattativa nata e chiusa velocemente. Come si è preparata? Ma diciamo che i
tempi erano un po' stretti, quindi ci siamo andati da fare, abbiamo dovuto organizzare tutto. Adesso in questo momento i miei figli sono già al ciocco, perché oggi e domani abbiamo 2 giorni di test, e quindi per la prima volta Crugnola proverà la Hyundai. Abbiamo appunto questi 2 giorni di test insieme a Pirelli per trovare il setup giusto per la macchina per la gara. Quindi speriamo bene. Da quello che si legge sembra che ci sia tantissimi iscritti alla gara, tantissime R5, fra cui faremo assistenza anche a un equipaggio Hyundai Motorsport Neville, e quindi sicuramente c'è tanta competitività. Stavo appunto arrivando a quello: affiancare il 5 volte campione, vice campione iridato come Neville, sarà un'esperienza notevole, ecco, perché di piloti che vanno forte al mondo ce ne sono pochi come lui. Sì, sicuramente quello, diciamo, la ciliegina sulla torta per il Rally del Ciocco, visto che lo dovremo seguire noi come Free Motor. Mercoledì anche lui farà dei test, quindi diciamo che la sua partecipazione, da quello che ho capito, è più che altro per prendere feeling con il nuovo navigatore, che ha cambiato prima dell'ultima gara del mondiale, quindi approfitta di fare il Rally del Ciocco per trovare il feeling giusto col suo copilota. Torniamo al programma con Crugnola. Come si svilupperà? Perché nel servizio principale ho detto che parte con Rally del Ciocco, si chiude a Liburna. In mezzo cosa c'è di preciso? Volevo farlo dire a te. Beh, abbiamo il Rally di San Marino, anzi la prossima gara avremo il Rally di Sanremo, poi ci sarà il Rally di Targa Florio, poi abbiamo la prima gara su terra che è il San Marino, e poi c'è il Mille Miglia. Per dire la verità, mi sono concentrato principalmente sul Rally del Ciocco, perché abbiamo avuto gli ultimi 15 giorni veramente. Poi c'è anche il Rally Due Valli, forse mi dimentico qualcuna. Poi alla fine andremo a chiudere sempre sulla terra con il Rally Liburna. Decisamente un bel programma. Per chiudere, dovrebbe ripartire anche qualcosa in Slovenia, crediamo. Sì, sicuramente dovremmo rifare il campionato sloveno, sempre con la Hyundai Slovenia, anche se la prima gara è già stata posticipata, che doveva essere a metà aprile, ed è stata spostata a giugno. Purtroppo con la situazione Covid, insomma, non si sa mai fino all'ultimo momento se le gare verranno fatte, ma comunque, insomma, speriamo bene. Grazie per essere stato con noi a Claudio De Cecco, in bocca al lupo per questa avventura targata Hyundai nuovamente, che rappresentate dal 2017, assieme ovviamente gommata Pirelli, la vettura I20 R5 affidata ad Andrea Crugnola. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, crepi il lupo. Entriamo in studio per continuare a parlare di rally, perché ad Adria si è svolto l'Adria Rally Show 2021 e a vincerlo è stato Denis Babuin, pilota di Azzano Decimo, su Ford Fiesta VRC, affiancato da Simone Gaio. Il 38enne ha chiuso le 5 prove speciali in programma in 41 minuti, 47 secondi e 2 decimi, conquistando la classifica assoluta e la graduatoria di classe VRC 1.6. Dopo il primo tratto cronometrato chiuso al secondo posto, il driver è salito in testa nel segmento successivo, mantenendo la leadership sino al traguardo, staccando poi di 13 secondi e 4 Marco Bonanomi, al via con una Volkswagen Polo R5 ad assieme ad Andrea Rossetto. Per Babuin si è trattato di un ottimo rientro alle gare dopo più di un anno di pausa. La sua ultima uscita agonistica risaliva al Rally Show di Monza del novembre 2019, in cui aveva terminato la prova al terzo posto tra le vetture VRC 1600T nella gara Trophy e al primo di classe nella prova Show. Il pilota di Azzano Decimo potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo Rally Piancavallo, in programma il 1° e 2 maggio, organizzazione da parte della Knife Racing di Maniago. Nel 2018, assieme a Roberta Spinazzè su Ford Fiesta R5, aveva chiuso in terza piazza assoluta e di classe R5.
Proseguiamo con la nostra puntata andando a parlare di moto, quindi dalle quattro ruote ci spostiamo al mondo delle due ruote, perché nel precedente fine settimana è partito il campionato tricolore assoluto di enduro ed è stato conseguito un grandissimo risultato da parte del Motoclub Manzano, che nella classifica a squadra ha chiuso al terzo posto con 43 punti, un risultato inseguito da anni, mentre vediamo scorrere le immagini d'archivio di repertorio del campionato italiano del 2020. Una piazza conquistata alle spalle di motoclub come il Sebino, che ha vinto con 54 punti, e l'Iseo, che ha completato la prova di Passirano in provincia di Brescia a 52 punti. Grandi complimenti al motoclub di Manzano, che nell'occasione ha schierato Lorenzo Macorito, che ha cominciato l'anno, il suo anno personale, con il piede giusto, nonostante qualche saliscendi. Al debutto sulla TM 2,5 due tempi ufficiale, il Centauro di San Daniele ha chiuso al 14° posto assoluto e vinto la classe B della prima prova dei campionati italiani assoluto di enduro, appunto. Il portacolori del motoclub, campione tricolore junior in carica, ha completato il percorso in 1:19:47, rimanendo al comando dall'inizio alla fine nella graduatoria riservata ai mezzi, 2,5 a due tempi. Un ottimo risultato, assolutamente non scontato, dato che il talento classe 1999 era all'esordio assoluto nel 2021 e con la nuova moto. Nel 2020 aveva infatti corso con Beta. Alle sue spalle, secondo nella classifica di gruppo B, ha chiuso Maurizio Micheluz, pilota di Viano, classe 1983, al via nel Bresciano con la solita Husqvarna 2,5 a due tempi. Per i driver delle Fiamme Oro, inoltre 31° posto assoluto. Con Macorito nella classifica a squadre sono arrivati terzi Riccardo Fabris su Fantic, che ha centrato la quarta piazza nella classifica Yacht a 1:13:21 dal vincitore Kevin Cristino, e Carlo Minot, che ha completato la prova al sesto posto tra gli junior su TM 2,5 quattro tempi. Dal campionato italiano di assoluto di enduro a Sacile si era corsa l'Enduro Country Albatros, prova che apre la stagione delle due ruote in Friuli. Vediamo com'è andata. È stato il duo formato dall'ex campione mondiale Alex Salvini e dall'avianese pluricampione europeo Maurizio Micheluz ad aggiudicarsi la 27esima edizione dell'Albatros Enduro Country, la classica prova a coppie di due manche che apre l'annata su due ruote in Friuli Venezia Giulia, organizzata dal motoclub Albatros. La kermesse era valevole anche come secondo trofeo Albano Cescon e come prima prova del campionato triveneto di specialità. A San Giovanni del Tempio, alle porte di Sacile, su un circuito di quasi 6 km rispettivamente sulla Honda di Red Moto e sulla Husqvarna 2,5 due tempi, Salvini e Micheluz hanno vinto la prova di 4 ore staccando il duo composto da Manolo Morettini ed Andrea Verona, quest'ultimo campione del mondo della classe 1, alla prima uscita ufficiale sulla nuova Gas Gas EC 2,5F. E la coppia Marco Paganini-Stefano Sonego. Una prova molto intensa in cui sia Salvini sia Micheluz hanno fatto valere la propria forza e la propria esperienza. Hanno dato spettacolo, ma si sono dovuti ritirare a metà prova i talenti Matteo Pavoni e Lorenzo Macorito, quest'ultimo sandianese classe 99, in sella una TM ufficiale, in testa per metà della gara. Poi la rottura della moto del friulano ha compromesso il risultato. A vincere la prova marathon, la gara individuale, è stato un altro grande centauro delle due rotte regionali, il pordenonese Alessandro Ruoso, che in passato ha preso parte a due edizioni della Dakar, concludendole entrambe. Tantissimo lo spettacolo con 140 coppie al via, con l'unica pecca legata al fatto che la prova si sia disputata a porte chiuse in ossequio al protocollo previsto dalla FMI. La gara nel 2020 non si era proprio svolta a causa della pandemia. Ben ritrovato Andrea Cescon, uno degli organizzatori, il presidente del motoclub Albatros, anche pilota che ha corso ieri, ma ne parliamo poco più tardi. Partiamo dall'Enduro Country di San Giovanni del Tempio, un gran successo, veramente tantissimi piloti, spettacolo, Salvini e Micheluz a dominare, veramente una bella prova. Sì, ciao Alberto, è un piacere risentirti. È andato tutto molto bene, organizzazione molto complicata causa Covid, come penso tu immagini, però abbiamo avuto il boom di piloti, record assoluto sia per numero di piloti sia per i campioni che sono venuti, quindi oltre a Salvini e appunto Micheluz, che è stata la coppia vincitrice,
Macorito Pavoni, Verona, Manolo Morettini, Fabris, insomma, senza contare poi tutti i campioni del motocross, Sonego, Paganini, insomma, un livello altissimo. Chiusura anticipata con quasi una settimana di anticipo delle iscrizioni, 140 partenti, veramente... È stato un peccato non aver avuto il pubblico, ma per chi appunto era, per i tecnici del settore che erano presenti, un evento indimenticabile, insomma, e anche per noi organizzatori. Assolutamente, assistiti anche da una bellissima giornata di sole, mentre vediamo le immagini nel servizio, abbiamo parlato dei dettagli della gara. Andrea, cosa vuol dire organizzare una gara a due ruote in tempi di Covid, visto che appunto l'avevi proprio accennato tu, e tu sei il primo quest'anno in regione che è ripartito con una gara da organizzare, con il protocollo sanitario da rispettare? Beh, allora Alberto, vuol dire innanzitutto avere un dialogo aperto con le autorità locali, a partire dal comune di Sacile e dal sindaco, che io ringrazio molto per esserci stato molto vicino ed averci concesso appunto di fare la gara, perché in tempi normali si fa la richiesta sì alle autorità locali, ma è solo una pro forma, tra virgolette. Invece qui ci deve essere proprio l'approvazione del sindaco, perché c'è una responsabilità anche appunto del comune nel far arrivare 300 e passa persone nel comune di Sacile per un evento in tempo di Covid. Vuol dire munirsi, cioè vuol dire organizzare il paddock in una certa maniera, contingentare le persone all'ingresso. Infatti era un pilota e un accompagnatore solo, e questo ha creato molti disagi, molte lamentele da parte dei piloti, però purtroppo questo è quello che il regolamento nazionale prevedeva. Vuol dire un sacco di personale a monitorare che tutto funzioni, che tutti rispettino le regole, tenere tutto pulito, cercare di tenere le distanze e appunto gel igienizzante e appunto niente chiosco e niente pubblico. Questo vuol dire. Questo vuol dire anche, purtroppo, per un motoclub, minori entrate, dato che ovviamente spesso questo significa qualcosa di importante. Dal punto di vista della gara, detto nel servizio che hanno vinto tra le coppie Salvini e Mikel Lutz, volevo parlare un attimo solo con te della vittoria nella marathon di Alessandro Ruoso, che è andato forte e che ha dimostrato di vincere e di essere anche, a quanto pare, in una buona condizione in vista di quest'anno. Ma sì, Alessandro è pilota ormai da un bel po' di anni, nostro pilota, nostro portacolori, ha deciso di rimettersi in forma, anche se con un poco allenamento comunque ha dimostrato un ottimo passo, soprattutto nelle prime due ore, dove ha fatto anche molto bene nell'assoluta. Ha accusato un po' lo scarso allenamento nelle seconde due ore, però insomma... La sua grande esperienza gli ha permesso di ottenere la vittoria e di appunto avere anche un ottimo risultato a livello individuale nell'assoluta insieme alle coppie. Quindi immagino, ne ho parlato con lui nei giorni postumi alla gara, e è stato molto soddisfatto e questo lo ha stimolato appunto in vista dei prossimi appuntamenti che svelerà lui poi nel proseguo della stagione. Insomma. Per chiudere, Andrea, nel precedente fine settimana eri a Passirano. Com'è andata? Ho aspettato che lo dicessi tu. Prima ho fatto servizio anche sugli altri friulani. Ma com'è andata per te? Per me è stata un'esperienza bellissima. Ripeto, assoluti d'Italia, quindi insomma basta guardare le classifiche per capire il livello. Diciamo che 18 speciali, un'ora e 20 abbondante di prove speciali, quindi una gara veramente di livello, speciali difficilissime, terreno imprevedibile, scavato molto, fettucciati bellissimi. L'ho presa come esperienza perché quest'anno affronto praticamente tutte le prove del campionato italiano senior enduro e quindi ho detto vediamo un attimo a che livello siamo. E ho visto che c'è tanto da migliorare soprattutto nelle linee, quello che è un po' la prerogativa dell'enduro, però insomma dai, mi sono divertito, qualche ottimo risultato sia a livello di assoluta che a livello di classe nei cross test, che sono un po' il mio pane, e tanto da migliorare nell'estrema, tanto da migliorare nell'enduro, però insomma so dove devo migliorare, sicuramente ci lavorerò tanto, l'importante è divertirsi e sicuramente
È stato un bellissimo weekend anche con i ragazzi del mio motoclub, perché eravamo tre piloti e quindi ci siamo divertiti. È sempre bello fare le gare d'italiano, sicuramente. Speriamo di poterne fare anche tante qua in regione, quindi dai, è un'ottima prima esperienza. Questo weekend invece sarò impegnato a Darna di Taggia per la prima prova del senior nazionale. Esatto, che partirà, hai detto bene, hai fatto bene a ricordarlo, parte dopo il campionato italiano assoluto, l'Under 23 senior. Grazie e in bocca al lupo ad Andrea Cescon, presidente del Motoclub Albatros, pilota di enduro ma ex crossista, ricordiamolo, e pluricampione regionale Triveneto. A presto. Grazie Alberto dello spazio e a presto. Ciao ciao. Chiudiamo la parentesi legata alle due ruote, perché mentre andiamo in onda si sta praticamente votando il nuovo presidente della Federmoto regionale. Sfida tra il presidente uscente Daniele Bergamasco e il vicepresidente uscente, ovvero sia Mario Volpe. Tra poco, invece, tornando alle quattro ruote, si correrà l'Italian Bahia, prova che apre il campionato italiano di fuoristrada, manca ormai poco perché si tiene venerdì 19 e sabato 20 la prova, organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 di Mauro Tavella, che sarà presentato ufficialmente sabato 13 ad Aviano. E nell'occasione verrà svelato il percorso, i settori selettivi su cui correranno i piloti che tornano a gareggiare dopo una lunga assenza. Tra i nomi illustri che hanno già dato la propria adesione c'è il campione spagnolo di moto, prima tra le MotoGP e poi in Superbike, Carlos Checa, che si era aggiudicato nel 2011 il titolo iridato di Superbike con Ducati, marchio di cui è ancora testimonial. Il driver sarà al via con una Can-Am Maverick X3 preparata dai meccanici del team Colodel 4x4. Al suo fianco ci sarà Paolo Ceci. Al via anche il pluricampione italiano e campione in carica della disciplina Lorenzo Codecà, che sarà navigato come sempre dal pordenonese Mauro Toffoli. Il pilota correrà con la solita Suzuki Gran Vitara V6 3006 DM e 3 Racing, con il mezzo giapponese e il pilota lombardo, ha conquistato 10 titoli tricolori. E sull'altra Suzuki ufficiale ci sarà il pordenonese Crozzolo, che ha dato anche lui la sua disponibilità, la sua adesione a prendere parte appunto alla gara organizzata da Mauro Tavella. Ci lasciamo proprio con una clip di Lorenzo Codecà e Mauro Toffoli, primi all'Italian Bahia 2019 nella classifica del campionato italiano, l'ultimo Bahia che si è disputato prima appunto di un 2020 in cui purtroppo non si è potuto correre. Grazie per averci seguito anche per questa puntata dei FVG Motori, torniamo la prossima settimana. Buon proseguimento di serata, arrivederci.